Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Una delle eccellenze piemontesi in tutto il mondo, lasciatemelo dire, lo faccio con estremo orgoglio, è il Politecnico di Torino. Ebbene, proprio lì, da domani, torna la Biennale Tecnologia. Che cos'è? Una rassegna dedicata, quest'anno in particolar modo, a come la tecnologia ha cambiato la nostra società. E qui siamo tutti coinvolti, e non solo i nerd e i cervelloni che ogni anno, insomma, escono dal Politecnico, ma parliamone con uno degli organizzatori, Mattia Plazio, benvenuto su GRP, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Allora, cosa succederà da domani fino al 13 di novembre al Politecnico? E non solo, perché ho visto che gli eventi sono un po' dislocati. Certo, sì, è difficile riuscire, diciamo, a contenere tutto in poche parole, perché gli eventi sono tantissimi. Avremo quattro sedi, Biennale Tecnologia si svolge quattro sedi principali, che sono appunto il Politecnico di Torino, l'EOGR, Ufficio delle Grandi Riparazioni, il Circolo dei Lettori e il Castello del Valentino. Anche insomma, posti molto molto belli, dai. Tutti bellissimi e tutti pronti ad accogliere tantissime persone, perché tutti gli appuntamenti appunto sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, per cui ovviamente aspettiamo tutti a braccia aperte. Ci saranno 130 incontri con 280 relatori che arrivano da tutto il mondo a discutere proprio su questo rapporto tra tecnologia e società. E qui davvero, signori, siamo tutti inclusi, perché Facebook, Instagram, WhatsApp e insomma tutti i social non hanno età, addirittura TikTok, dai, abbiamo visto anche con le ultime elezioni, sono sbarcati tutti su TikTok. Assolutamente, ma poi non solo i social network, ma il metaverso, l'intelligenza artificiale, la robotica, insomma, ormai la tecnologia è talmente pervasiva insomma nella società, che è giusto parlarne, diciamo, da una prospettiva in cui non sono soltanto i tecnologi a farlo, ma sono anche i sociologi, i filosofi, quindi tutte persone ed esperti che arrivano da altre discipline, ma che hanno ormai uno sguardo sempre molto attento, insomma, alla tecnologia, come questa ormai sta cambiando il nostro modo di vivere e la nostra società. Completamente. Poi vabbè, voi ancora di più, nel senso che sviluppate anche certe cose che poi magari noi ancora non conosciamo, ecco. Assolutamente, tant'è che all'interno del programma c'è proprio una parte che è chiamata Politecnico Aperto, perché l'idea di Biennale Tecnologia anche quella di aprire proprio le porte dei laboratori, dei centri di ricerca del Politecnico di Torino proprio alla cittadinanza, per far vedere che cosa succede lì dentro, quali sono i prototipi, diciamo, che poi si sta lavorando, quindi insomma Umbarelli anziché dei cantieri, capito? Andiamo a vedere queste cose, i robot, capito? I robot. Quelli che vedevamo nei film degli anni 80, che per noi erano fantascienza, invece che adesso stanno praticamente vivendo insieme a noi questo mondo. Assolutamente, l'arte è uno dei filoni, insomma, diciamo, che tratteremo, per cui per esempio anche in maniera un po' pop, ecco, diciamo, no? Per cui per esempio sabato 12 novembre, la sera al Museo del Cinema, abbiamo organizzato questa notte dedicata al cinema di Hayao Miyazaki, insomma, che è appunto un regista che ha sempre lavorato, voglio dire, no? con velivoli di ogni tipo, insomma, ecco, diciamo, per cui è una manifestazione che guarda anche molto al pubblico, insomma, cerca anche di soddisfarne il gusto, ecco. Ma che bello, sono tanti i temi, dall'attualità al Covid, insomma veramente tanti temi affrontati in questi 130 incontri da domani fino al 13 di novembre. C'è ovviamente il sito Biennale Tecnologia con tutti gli appuntamenti, che ripeto sono gratuiti, quindi chiunque può scrivere una mail e prenotarsi, giusto? Esattamente. Bene, allora io ringrazio Mattia Plazio per averci raccontato questa bella iniziativa che alla terza edizione fa tornare un sacco di cervelloni, fatemelo dire, nel capoluogo piemontese. Grazie Mattia, grazie a presto. Grazie mille a voi, grazie mille, ciao. GRP.